Quando il soldato Jaron Searing riprese conoscenza, si trovò sepolto dalle macerie con il rumore dell'esplosione ancora nelle orecchie. Era intrappolato sotto una grossa trave, le gambe coperte dai calcinacci, il braccio destro incastrato tra le lamiere, la testa bloccata come in una morsa. Poteva muovere il mento e nient'altro. Ma non gli sembrava però d'essere gravemente ferito. Il nemico si stava ritirando e presto qualcuno dei suoi l'avrebbe trovato e liberato. Poi fu attratto da quel che a prima vista sembrava un anello di metallo lucente proprio davanti a lui, attorno a un'ombra scura. Era la bocca del suo fucile che sporgeva dai detriti. Ricordava di averlo caricato un attimo prima che la granata cadesse dal cielo e adesso l'arma era puntata esattamente proprio al centro della sua fronte. Jaron Searing provò un forte disagio e volse gli occhi altrove. E poi annaspò con la mano sinistra e tentò di liberare i piedi, ma capì che smuovendo le macerie c'era possibilità che il fucile lasciasse partire il colpo. Ebbe persino l'impressione che la bocca da fuoco si fosse mossa, sembrava più vicina. Allora distolse nuovamente lo sguardo, volle dormire per ingannare l'attesa, ma era impossibile. Cominciò a sentire un dolore sulla fronte, un male sorto, sempre più fastidioso. Apriva gli occhi e spariva, li chiudeva e tornava. Allora non cercò più di sfuggire allo sguardo minaccioso del fucile. Talvolta chiudeva gli occhi per stanchezza, ma subito il dolore acuto alla fronte, profezia della pallottola, lo costringeva a riaprirli. Poi dalle rovine vennero fuori dei topi. Uno si arrampicò sul cumulo di detriti che reggeva il fucile, altri due lo seguirono. Jaron li maledisse e gridò forte, sudando freddo per scacciarli. Quelli si allontanarono. Di certo sarebbero tornati in seguito per assalirlo al volto, rosicchiargli il naso, morderlo alla gola. Ma il soldato non riusciva a pensare ad altro che a quell'anello di metallo davanti ai suoi occhi, alla bocca scura del suo fucile. Intanto il dolore alla fronte si faceva più feroce anche ad occhi aperti. Gli sembrava che ogni pulsazione fosse più forte della precedente. E a volte Jaron gridava istericamente, credendo di sentire la pallottola fatale. Ogni uomo ha il suo abisso. Non lo si conosce, non lo si sospetta nemmeno fino a quando... Beh, questo, insomma, era il turno di Jaron. Nessun pensiero per la moglie, i figli, la guerra, il paese. Per lui il mondo era morto e non ne restava traccia. Quelle macerie e la bocca del fucile erano adesso tutto il suo universo, tutto il suo tempo. Ogni fitta era un'intera vita. Le vampate di dolore scandivano l'eternità. Jaron Searing fu trovato solo 48 ore dopo, completamente pazzo.